Tutti gli amici di Seika Predators Fishing, oggi vi facciamo vedere la costruzione di un cavetto in fluorocarbon per la pesca al luccio. Quello di cui abbiamo bisogno è, prima di tutto, un fluorocarbon, in genere tra le 80 e le 100 libbre per tecniche finesse e dalle 100 libbre in su per le tecniche più pesanti. In questo caso è il nostro Tubertini Big Game da 120 libbre. Pinze per crimpare. I nostri crimp TB201CD, in questo caso è un foro da 1,35 mm, girella TB120SS da 220 libbre e uno snap TB6002 della misura 4, un 121 libbre. Passiamo ora alla costruzione. Prendiamo il nostro fluorocarbon, prendiamo una misura abbastanza abbondante, con le nostre pinze andiamo a effettuare il taglio. Mi raccomando, un taglio più preciso possibile. Poi cominciamo. Prendiamo il nostro crimp, lo andiamo ad inserire. I crimp sono doppi, in modo tale da far passare all'inizio il fluorocarbon da una parte e farlo uscire dall'altra. Cominciamo dalla parte del moschettone, quindi facciamo passare dentro il moschettone, riprendiamo il filo e lo facciamo ripassare nel foro opposto e avremo questa situazione. Andiamo a stringere, non eccessivamente, in questo caso voglio lasciarlo un po' libero per pescare a gomma, ad esempio. Quindi ci troveremo in questa posizione. Lo snap è libero di muoversi perché andiamo a creare un piccolo loop. Dopodiché, volendo, possiamo anche andare ad inserire, in questo caso lo facciamo vedere, una guaina termoretraibile. In questo caso sono le nostre guaine termoretraibili Tubertini da 2,4 mm. Facciamo passare all'interno. Ci troveremo in questa posizione. Prendiamo le nostre pinze per crimpare. In questo caso il foro è la taglia M. Lo portiamo in orizzontale rispetto alla pinza e andiamo a stringere. Come possiamo vedere, il filo è perfettamente bloccato. Possiamo anche andare ad utilizzare un po' di ciano acrilico per avere una maggiore sicurezza, o in ogni caso, dalla misura M possiamo anche dare una stretta con il foro misura S, per essere certamente sicuri che il crimp abbia fatto presa. Poi facciamo passare la guaina fino in cima, a coprire crimp e l'eccedenza. Cerchiamo di lasciare l'eccedenza appena appena un millimetro e mezzo al di fuori del crimp, in modo che nel caso in cui dovesse malauguratamente scorrere, abbiamo un po' di sicurezza in più. Poi passiamo alla parte con il moschettone. Quindi, prima guaina termoretraibile. Facciamo passare all'interno, crimp, girella, andiamo a stringere senza strozzare troppo, ottenendo un piccolo loop. Sempre pinze per crimpare. Forte pressione. Poi guaina termoretraibile a coprire.
Mi raccomando, lasciamolo sempre mobile. In questo caso sto facendo un cavetto per la pesca a gomma, quindi voglio che non vada ad incidere sul movimento dell'artificiale. Per far restringere la guaina sconsiglio l'uso dell'accendino o di una fiamma. Basta solo immergerlo in acqua calda e da 2,4 mm cala a 1,2, quindi avremo un'adesione perfetta e soprattutto sicurezza che non vada mai a danneggiare il pesce con gli angoli vivi del crimp o del cavetto in fluorocarbon, l'eccedenza del cavetto. Questo è il risultato finale. Grande resistenza all'abrasione, grande resistenza ai denti del luccio, una bella dose di invisibilità e soprattutto non facciamo male il pesce nel caso in cui dovesse rigirarselo addosso, proprio perché è liscio. Spero che questo video vi sia stato utile, continuate a seguirci sui social, Facebook, YouTube, nella pagina Tubertini High Quality e 6 Capredator Fishing. Ciao a tutti!